Oggi ti porto nello skate spot storico di Praga, un esempio incredibile di riciclo e cultura di strada. Sempre che riusciamo ad arrivarci, perché siamo bloccati da ore sul treno regionale tedesco per un albero in mezzo alle rotaie. Ma perché? Perché? Io e Nicolas, l'amico che mi ha accompagnato in questo viaggio, per risparmiare qualcosa avevamo pure dormito nella stazione di Monaco. Posso dire che non ne potevamo più. Qualche ora dopo ci rendiamo conto che ne valsa la pena. Praga è stupenda, molto turistica e, sia chiaro, decisamente poco skateabile. Il flat, che è il sinonimo del contrario più contrario di liscio, ma non per questo meno intrisa di skateboarding. Infatti qua si trova uno degli skate spot più storici di tutta l'Europa e credo del mondo, cioè la Stalin Plaza. O meglio, in realtà non è più la Stalin Plaza, una volta era la Stalin Plaza perché c'era una statua di Stalin. Era il più grande monumento dedicato al comunismo. Vabbè, tutto è bene quel che finisce bene, l'hanno fatto esplodere con 800 kg di esplosivo subito dopo l'inaugurazione. Sì? Questo è il mio setup di oggi. Sì, questa è la mia dispensa. Se vuoi ti offro una galletta. E sì, questa è la mia scrivania. In questa scatola ci sono le magliette del canale. Yes, sir. Sono uscite settimana scorsa. Ce ne sono ancora pochissime. Delle XS sicuramente per le ragazze. Il resto è andato tutto a ruba. Infatti, grazie mille. Con questo acquisto sosterrete nuove avventure come questa di Praga. È tutto in descrizione. Continuiamo. Come avete visto, lo spot è enorme, c'è un flat gigantesco, manual pad, un sacco di ledge, tutto DIY, stile, come piace a me. Passa qualche decina d'anni e lo skateboarding si diffonde in Europa e gli skater di Praga iniziano a prendere in prestito qualche gradino. Loro utilizzano i gradoni in marmo, quindi perfetti, per costruirsi i muretti, jump, gap. I like that. Il tutto immerso in un'atmosfera che ci riporta dritto dritto agli anni 90. L'atmosfera che c'è lì non l'ho mai trovata da nessun'altra parte. Cioè, è proprio unica e a sé stante. Anche perché Praga è una città turistica, quindi ci sono skater da tutta l'Europa. Non puoi non sentirti a casa. Nice. Io tra l'altro ho incontrato un ragazzo che vive nei Paesi Bassi e mi ha invitato da lui a dormire. Cioè, quindi quando vado lì posso scrivergli. Cioè, poi non so cosa voglia farmi, se voglia rinchiudermi in una cantina. Però per farvi capire quanto siano ospitali gli skater lì. Praga è una città che non va d'accordissimo con lo skateboarding, c'è da dirlo. La quasi totalità delle strade, scordati di usarle. Cioè, proprio non ti ci puoi spingere sopra, non c'è verso. Ma proprio per questo motivo è giusto che uno dei suoi pochissimi spot, forse l'unico, sia così incredibile. Tanto incredibile da renderlo unico al mondo. Altro che Macba e LA Legends, la prossima estate tutti a Praga. E non avete ancora visto Zurigo, una delle mie città preferite. La sto preparando il video, fatemi sapere con un commento se vi piacciono questi video e se vorreste vedere il video di Zurigo. Vi assicuro che è ancora più una mina di questo. Ci vediamo al prossimo video. Keep pushing, guys!